troppo bello l'esercizio di oggi. Ti sei divertita ad entrare nei panni di Camilla? Sì, per me sei stata un po' esagerata. Sì, hai ragione. Ma io parlavo del training. Perdonatemi, ragazzi. Ma io non ho capito. E nemmeno io. Ma perché non chiedete durante la lezione? Sono sempre così disponibili. Mi vergogno. Chiedi. Prima di imparare a memoria i dialoghi o i monologhi, dobbiamo articolare, respirare. Sì, se non muori, lasciala parlare. Sapere la dizione, capire attraverso il testo lo stato emotivo del personaggio. Sì, l'importanza delle parole. E della punteggiatura. Poi possiamo procedere? Visto che io pensavo che per recitare bisognasse solo imparare a memoria, poi... Oh, Romeo, Romeo, perché sei tu Romeo, nega il tuo nome? Wow, Giuliano Robau. E poi... non ho capito il discorso dello spazio, non... Che per comprendere appieno il personaggio, bisogna considerare anche lo spazio d'appartenenza, lo spazio in cui si muove. Mi fai un esempio? Cinema o teatro? Cinema. Ma quanti ne sa? Hai visto il Titanic? Sì. Bene. Rose, chi è? È una ragazza! Din din din, punto per Mickey! Grazie! C'è una ragazza, è ovvio. Ma da dove viene? Dove è collocata all'interno del film? Sul Titanic! Mickey! Shh! Ho capito! Quindi lei è ricca, è in prima classe, quindi vive una vita che io non vivo. No, no, non devi giudicare a paragonarti al personaggio. Sveglia, segui se non hai capito. L'hai chiesto tu? Immagina, Rosa avrebbe utilizzato un linguaggio forbito se fosse appartenuta ad un altro spazio-contesto? Rifletti, è il suo desiderio di fuga da quel contesto a farle scegliere la via del suicidio per poi incontrare il suo amore. Che la salva per poi morire. Povero Neo! Insomma, considerare lo spazio aiuta a capire ed empatizzare. Ok, grazie. Empathy? Ma tu, come sei passata i casting? Ho fatto il provino. Sì, ho capito, ma come?